sorta di, direi, di dialogo, un monologo a due voci tra me e Dagla, che ruoterà attorno al rapporto tra abito e corpo. Questo rapporto antico. E questo nostro, diciamo, intervento ha come vera e propria finalità, no, di risolvere delle questioni, ma anzi di porre, diciamo, delle domande che ci siamo poste noi per prime, partendo proprio dal tema di questo convegno, cioè l'abito da lavoro. E la prima domanda che è sorta è: ma a ora come ora, al giorno d'oggi, caratterizzata da una frammentazione di senso, di significato, da decodificazione, l'abito è ancora in grado di significare? Cioè, l'abito ha ancora questa missione di riuscire a rappresentare in qualche modo l'individuo? È ancora codice? O è l'abito in qualche modo? Vedremo. Comunque, la grande certezza riguarda l'abito e alla moda, che ha una sorta di campo plurisemantico vastissimo. E questo fa sì che l'abito sia una sorta di osservatorio privilegiato attraverso il quale, in un certo senso, vedere il proprio tempo e conseguenza eventualmente anche le frammentazioni in un senso del proprio tempo. Per quanto riguarda l'abito, che ha sempre avuto questo ruolo fondamentale nella storia dell'uomo, non soltanto perché ha delle funzioni pratiche, ha una missione funzionale, protegge, e non solo perché in un certo senso separa, segna le differenze, cioè quindi ha un ruolo sociale, ma anche perché ha sempre aiutato l'individuo ad esprimere se stesso. Già Herder, nell'estetica, in qualche modo, sottolineava come le vesti allontanano in qualche modo la vista dal semplice, sensibile che è il corpo, che non può dire nulla, non può raccontarsi. Anticipando un po' la visione bartesiana, per cui il corpo sensibile puro, quindi in quanto tale non significa nulla di per sé, e quindi l'individuo ha bisogno di un abito che lo rappresenti e che lo racconti. Quindi l'abito è sempre stato una sorta di seconda pelle, una sorta di carta d'identità in cui in qualche modo decifrare delle informazioni sul soggetto. E la storia dell'individuo, ma anche la storia dell'arte in qualche modo ce lo racconta. In questa prima immagine notissima del Landale, insomma, fine 400, è messa in scena la nascita del Battista. E ogni personaggio all'interno di questa scena è in qualche modo, come dire, codificato, i rapporti sono codificati in base all'abito. Non soltanto, ma questa opera ci racconta anche, attraverso l'abito, l'amore dell'artista rinascimentale nei confronti dell'uomo. Perché abbilla l'artista tutti i personaggi esattamente con gli abiti del suo tempo in un avvenimento che è avvenuto chiaramente circa 10 anni prima, cioè è come se adesso vestissimo tutti con questi personaggi fossero vestiti in jeans, maglietta, tailleur. Ma l'attenzione particolare vorrei porla sulla donzella sulla destra, la vestita di bianco, che è una serva, ed indossa gli abiti da lavoro di una serva, il guarnello. Quindi da questo punto di vista l'abito è un codice, l'abito ci racconta di questo personaggio, ma oltre ad avere un ruolo documentaristico, ha anche un ruolo quasi narrativo, linguistico. Infatti in quest'altra opera, invece con l'Eralda, conferenza esatta, con la Madonna del Parto, anche in questo caso della Francesca, anche in questo caso i personaggi sono abbigliati con l'abbigliamento dell'epoca, gli angeli indossano l'abito da lavoro della serva, il guarnello. E da questo punto di vista, quindi, l'abito in qualche modo come codice, come didascalia, come parola, come valore, diciamo, narrativo, ci racconta che l'abito è un servo di Dio.
Dio, scusate, per l'angelo, un servo di Dio, e in quanto tale indossa l'abito da lavoro del servo. Quindi, da questo punto di vista è chiaro che l'abito in un certo senso racconta, è codice, è segno, ed è proprio permette insomma in qualche modo questo passaggio, non solo da un punto di vista sociale ma in maniera molto breve anche da un punto di vista emotivo, sempre all'interno anche dell'opera d'arte. In questo caso l'opera di Frida Kahlo, di Frida, dove l'artista cerca di mettere in scena quello che è il suo dramma, la sua lacerazione interiore, questa dualità tra l'appartenenza, quindi la tradizione, l'essere messicana, e dall'altra parte invece questa tensione verso la modernizzazione e la occidentalizzazione, insomma è raccontato soltanto dall'abito, quindi l'abito è ancora codice. Da una parte una Frida che indossa l'abito tradizionale, dall'altra parte la Frida che indossa un abito europeo. Quindi abito codice, abito lingua. Ma la domanda è ancora così chiaro? Cioè sono ancora in grado di vedere un abito e leggere dietro un segno? Questo è piuttosto difficile, soprattutto a partire dagli anni 60, quando nell'ambito diciamo della moda sono emerse le cosiddette contromode, controculture, che in qualche modo cercavano attraverso il proprio corpo e anche attraverso l'abbigliamento in un certo senso di inscenare una sorta di contestazione verso tutto ciò che era codice, verso tutto ciò che era assodato, tutto ciò che era ruolo. E come lo fanno? Lo fanno in qualche modo infrangendo quello che è la sequenza logica dal significato al senso, cioè creano dei nuovi percorsi di senso. Dal codice, in un certo senso assoluto, si passa a quello relativo, e facendo dei diversi abbinamenti tra segno e significato. Più semplicemente, faccio un esempio, i Barfers, poi ben rappresentati da il film di Marlon Brando, il film di Selvaggio con Marlon Brando. I Barfers erano dei personaggi che si ponevano in qualche modo ai margini della società, che in un certo senso attraverso la loro azione, il loro corpo, riscrivevano le regole della propria vita, in qualche modo distaccandosi da il senso comune, inforcando queste motociclette. Devo smettere? No, no. Basta. No. Sarò breve, perché passo velocemente da parlare l'R. Dicevo, quando inforcano queste motociclette ed si pongono molto spesso ai limiti tra l'avale e l'illegale, ed si riconoscono tra di loro attraverso la protezione, il proprio corpo, il proprio abbigliamento caratteristico, cioè attraverso un cipotto di pelle e degli stivali, esattamente l'abito da lavoro dei poliziotti. Quindi l'abito da lavoro dei poliziotti, che come codice, quindi per l'abbigliamento, riporta alla legalità, alla sicurezza, eccetera, loro attraverso la loro azione, il loro corpo, in qualche modo gli danno un altro senso e lo risignificano. E quindi per l'abito da lavoro ora non è più dietro il segno, non è più diciamo la narrazione di un baggio della sicurezza e della tranquillità, ma viene invece quello della, dell'insicurezza e della instabilità. E di certo a livello di questo blackout linguistico dell'abito si conclude quando nel 1960 il Saint Laurent porta sulle passerelle gli abiti dei Barfers, quindi non più abito da lavoro dei poliziotti, non più codice contro codice dei Barfers, ma ora semplice feticcio vuoto, moda, che non vuole raccontare assolutamente più nulla. Ed esattamente questo feticcio vuoto diverrà poi il campo d'azione di un'altra, una delle ultime, diciamo, importanti contromode, quella del movimento punk degli anni 70, rappresentata da Sid Vicious, quando oramai l'abito, l'indumento, deprivato di ogni senso, di ogni significato, può essere abbinato, quindi è possibile abbinare
delle svastiche con capitatura americana, con il clodo, il giubbotto dei Barbers, semplicemente a creare una sorta di cacofonia visiva, esattamente come la loro musica, cioè per infastidire, dar fastidio, ma tutti questi elementi non hanno più suono, non hanno più voce, non raccontano più nulla oltre a infastidire. Questa immagine della contromoda del punk è di nuovo abbinata per l'immagine fashion, insomma, l'immagine sulla destra è un abito della Maison Chanel del 2011, dove il direttore creativo Karl Lagerfeld cosa fa? Strappa, lacera il famoso tagliore di Chanel. Ma adesso, in questo caso, non dà più fastidio, non è più cacofonia, non è no future. Perché è, da questo punto di vista, il contesto, il luogo e il corpo che in qualche modo abita l'abito, in qualche modo significa l'abito. Quindi la questione è abito da lavoro, ma è l'abito che significa il corpo o è il corpo che in qualche modo adesso dà un senso all'abito? Prima di passare la parola ai Lagner, che ci raccontava se successo invece nel campo artistico in termini di corpo, vi vorrei lasciare con la prima immagine che vi ho proposto, da questa giacca della Maison Margiela, di Martin Margiela, che è una giacca che è ispirata al manettino Stockmann, uno dei primi manettini che si è nel passaggio tra la moda su misura alla moda standardizzata, sulla taglia. Con questo capo, Martin Margiela, che è un antropologo della moda, cioè che insomma, in un certo senso lavora sul linguaggio dell'abito, ci lascia una duplice traccia. Da una parte una sorta di denuncia rispetto alla moda, cioè che tende a standardizzare anche il corpo, cioè non è più individuale, ma è una taglia, quindi non è più diversificato da persona a persona. E dall'altra parte però c'è anche uno spiraglio rispetto all'abito, ora deprivato di un linguaggio, un futuro, una nuova possibilità. Cioè l'abito diventa una sorta di foglio bianco sul quale in qualche modo l'individuo può esprimere attraverso il proprio senso, il proprio agire, il proprio corpo, in qualche modo la propria storia. Grazie.